Il Fantastomondico presenta Le meditazioni del maestro Sumatra. Incontro numero 4. Benvenuti a questa lezione per elaborare le cattive emozioni che te vengono quando pensi che te devi morire. Accogliere la morte del corpo non è facile. Anche Arone non accetta la morte. Eli è sperduto nelle paure della morte. Ma porca d***a! Nelle periodo di Halloween, tutto ci ricorda che tutto finisce. La tua rabbia finisce. Corri, troia! Le capo del lavoro finisce. Corri, troia! Le padrone di casa tua finisce. Corri, troia! Le cirrosi epatica. Bravo! Tutto finisce. Bravo! Tu vorresti fare... Ma invece ti ha uscito... Corri, troia! È molto meglio questo, però noi proponiamo di alternativo. Il verso di Lemure Fantasma Vagante della Notte, che fa così. Ottimo in ogni occasione. Ascoltiamo ancora una volta il verso di Lemure Fantasma Vagante della Notte. Questo metodo innovativo per accettare che anche tu diventerai le concime della flore. Una parte di tutto. In altre parole, la merda che sei sempre stata destinato di essere. Non te devi preoccupare del nulla che ti aspetta. Fare... è una risposta sola, universale. Liberi, naturali, selvaggi. Come la lemure? Ascoltiamo per favore il verso ancestrale, il verso segreto, il verso della lemure fantasma vagante della notte. Queste le Halloween, fai finta di essere morto. Lascia fuori dal frigo la carne. Assapora i suoi profumi dopo di 3 giorni. Per ricordare che tra non molto ritorneremo a tutti nell'armonia dell'universo. Avete ascoltato le meditazioni del Maestro Sumatra. Hanno raccontato Maestro Sumatra e Aronne Lasturba, giovane allievo del Maestro Sumatra. Edizioni Maestro Sumatra, registrato negli studi del Maestro Sumatra, in collaborazione con il Maestro Sumatra e il Fantastomondico. Il Maestro Sumatra ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci. Dal Maestro Sumatra.